Giorgio, come vedi il futuro del cinema? Sei fiducioso o preoccupato? Il futuro del cinema lo vedo da scrivere, è un futuro da ripensare sia a livello contenutistico che a livello proprio organizzativo. Intanto parlerei di quello organizzativo che è più urgente. Il cinema, come tutto il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, ha bisogno di nuove misure di tutela. Che devono essere garantite a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo, e questo è un primo passo fondamentale, per cui essere riconosciuti come categoria, che cosa non è mai stata fatta, si è sempre pensato a noi come una casta di eletti, di fortunati. Invece no, per pochi fortunati ci sono migliaia di persone che non hanno un lavoro, che non hanno una prospettiva lavorativa, che è ancora peggio, e quindi non sanno come dare da mangiare i propri figli. E questo è proprio a livello organizzativo. A livello contenutistico il cinema deve essere ripensato, perché non possiamo più continuare a produrre film in serie, commedie in serie, ma dobbiamo recuperare non solo il pubblico italiano che sta giustamente abbandonando questo pensiero, ma dobbiamo recuperare non solo un cinema italiano, un pubblico italiano, ma anche un pubblico internazionale. Lo si può fare attraverso il coraggio di osare, utilizzando linguaggi che non sono propriamente nostri, abbracciando generi cinematografici che magari non appartengono storicamente al cinema italiano, ma che invece abbiamo imparato a conoscere e abbiamo i talenti per poterlo fare. Per cui è sempre solo quel coraggio di osare, di andare oltre quella sorta di pregiudizio che abbiamo, ma che invece va solamente distrutto. Per cui è tutto da scrivere, nell'uno e nell'altra forma. Il tuo film Abbi fede, di cosa parla e come è nato? Sì, Abbi fede è un titolo assolutamente evocativo e di cui c'è assolutamente bisogno. Il titolo è sicuramente azzeccato in questo film, il resto non lo so, ma il titolo sicuramente. Abbi fede è un film, è il remake di un film danese dal titolo Le mele di Adamo, uscito in Italia nel 2005. Non ebbe un grande successo per una piccola distribuzione, forse perché i temi erano assolutamente poco conosciuti in Italia, temi come questa ascesa pericolosa di un estremismo fascinoroso di destra, estrema destra, piuttosto che il terrorismo, piuttosto che deviazioni umane della peggior specie. Sono tutti temi che forse nel 2005 la società italiana non era pronta a digerire o semplicemente non conosceva. 15 anni dopo questi sono invece temi di cronaca attualissimi, non c'è un passaggio in cui non si legge qualcosa che li riguarda, e soprattutto il tema fondamentale che è la fede in che non vuole essere per forza la fede in Dio o in qualche altra entità superiore, ma semplicemente la fede nel prossimo, nelle persone. Come è nata l'idea di questo libro? Beh, io so che non è nobile dirlo, ma nasce da un mio sentimento di vendetta. Dico vendetta perché mio padre, quando eravamo bambini, io e i miei fratelli, ci portava ogni estate in barca per un mese e non ci faceva mai toccare porto durante questo mese. E allora, con questo viaggio in mare alla ricerca di Atlantide, io ho avuto in qualche maniera l'occasione di vendicarmi, cioè di avere mio padre a disposizione su una nave dove non si può scappare, e se si ha 80 anni è ancora più difficile perché bisogna scappare a nuoto, e poterlo interrogare e potergli estorcere i suoi segreti, aprire i cassetti che non aveva mai aperto. Quindi nasce da questo l'idea del libro. Com'è stato? Che rapporto c'è stato con mio padre? Beh, con mio padre diciamo che è stato un rapporto che in mare si alza lo sguardo e si abbassano i toni di voce. La barca è una sorta di confessionale, è una sorta di confessionale in cui si dicono cose che sulla terraferma non si dicono. Per cui, ripeto, ho avuto modo di accedere ad argomenti di cui non avevamo mai parlato nella nostra vita. Cosa ho imparato da mio padre? Ho imparato soprattutto ad amare il mare, questa è la prima cosa che ho imparato da mio padre.
Io questo libro l'ho scritto per me stesso, perché volevo scrivere un libro. Arrivato all'età di 55 anni, con mio padre ultraottantenne, ho pensato che fosse il momento, insomma, per fare un resoconto di quella che è stata la sua vita, di quella che è stata la mia, un resoconto che ha sullo sfondo la ricerca di Atlantide, perché Atlantide rappresenta la perfezione, la città perfetta.